Buongiorno ragazzi, allora oggi concludiamo l'unità dei vertebrati parlando dei mammiferi. Allora, abbiamo detto negli scorsi video che mentre dei piccoli rettili che erano diventati in grado di volare prendevano origine dagli uccelli, altri piccoli rettili con una evoluzione ovviamente diversa hanno portato alla comparsa di piccoli animali notturni che erano simili alle attuali tupaie che vediamo in questa foto a fianco. Qual era la caratteristica di questi primitivi mammiferi? Avevano il corpo ricoperto da un folto pelo, non deponevano le uova ma le trattenevano in grembo, curando e allattando poi i piccoli appena nati, e quindi qua parliamo della nascita, diciamo, delle cure parentali. Al tempo in cui vivevano anche i dinosauri, la loro strategia adattativa per poter sopravvivere era vivere nascosti nelle tane che costruivano. Alla scomparsa dei dinosauri, poi, circa 60 milioni di anni fa, questi mammiferi escono alla luce del sole e danno origine a quelli che poi sono i mammiferi più evoluti, caratterizzati appunto dal pelo che li ricopre, come abbiamo appena detto, e dalla presenza nel corpo delle femmine delle ghiandole mammarie, da qua la parola mammifero. Queste ghiandole producono il latte, così vengono allattati i piccoli. Come abbiamo fatto per i rettili, per gli anfibi e tutti gli altri animali, abbiamo parlato delle caratteristiche principali che contraddistinguono questi animali. Quindi adesso osserviamo le principali caratteristiche. Come vedrete, io a fianco ad ogni punto preferisco mettere sempre un numero perché questo consente di organizzare meglio la struttura schematica dello studio. Ok? Quindi, primo punto, una prima caratteristica che viene menzionata è appunto il fatto che la pelle è un tegumento spesso ed è anche ricoperto di peli. In alcuni animali forma anche una calda pelliccia. Il tegumento è ricco anche di ghiandole, e fra le quali ricordiamo quelle sudoripare che regolano la temperatura, in quanto i mammiferi sono animali omeotermi, quindi il corpo è in grado di regolare e mantenere costante la temperatura. E poi anche le ghiandole mammarie, che sono indispensabili al nutrimento della prole, perché abbiamo detto che producono il latte, che è indispensabile per le prime fasi di vita dei piccoli. Seconda caratteristica, lo scheletro. Lo scheletro è ben strutturato, come possiamo vedere per esempio in questa immagine di un gatto. Comprende il capo, che è distinto in cranio e faccia, il tronco che è distinto in torace e addome, e gli arti, due a livello del torace e due all'altezza dell'addome. La colonna vertebrale è l'asse principale dello scheletro, è formata da vertebre il cui numero varia da specie a specie. Vediamo le vertebre, tutti questi pezzettini. Il sistema muscolare è ben sviluppato, qua vediamo in rosa scuro tutti i muscoli. Questi muscoli sono attaccati alle ossa per mezzo di robusti cordoni, che sono chiamati tendini. Il sistema muscolare permette l'articolazione dello scheletro e quindi il movimento. Poi, quando studieremo l'apparato locomotore, vedremo più nel dettaglio. L'apparato respiratorio, terza caratteristica, comprende bocca, fosse nasali, la laringe, la trachea, che si biforca formando i bronchi e che a loro volta si ramificano nei bronchioli e nei polmoni. I polmoni sono uno a destra e uno a sinistra e contengono microscopici sacchetti che sono gli alveoli, all'interno dei quali avviene lo scambio ossigeno-anidride carbonica. L'apparato digerente è formato dall'esofago, dallo stomaco e dall'intestino. Esofago, stomaco, intestino. Lo stomaco, in base al tipo di nutrizione, può avere diverse caratteristiche, può essere per esempio formato da diverse cavità, come per esempio vediamo nei ruminanti, formato dal rumine dove il cibo viene parzialmente digerito, dal reticolo, dall'omaso e dall'abomaso dove viene ultimata la digestione.
Vi ho messo qui una descrizione migliore dove vi fa vedere il cibo, dove passa, passa prima nel rumine, poi viene rigurgitato, torna indietro, passa nell'omaso, poi nell'abomaso e poi successivamente nell'intestino. Allora, parliamo un attimo della dentatura. Attenzione, in base al tipo di nutrizione, abbiamo detto che lo stomaco può avere caratteristiche diverse, però principalmente anche la dentatura ha caratteristiche diverse. I denti sono di quattro tipi fondamentali. Abbiamo gli incisivi, i canini, i premolari e i molari. Vediamo in questo disegno molto chiaro gli incisivi, più o meno di che struttura diciamo, sono caratterizzati i canini, i premolari e i molari. Attenzione, gli incisivi sono i denti centrali, sono un po' come lame, sono adatti a tagliare gli alimenti, anche perché il cibo passa prima da loro, vedete? I denti centrali. Poi abbiamo i canini che si trovano al lato degli incisivi, sono un po' come coni appuntiti, li vediamo che sono un po' più appuntiti e servono per lacerare. Vediamo qua i canini, i carnivori, i roditori non li hanno, gli erbivori poco sviluppati e gli onnivori. I premolari e i molari sono ancora più a lato, hanno un'ampia superficie, vediamo, rispetto agli altri denti sono un po' più larghi e sono adibiti alla masticazione vera e propria. Ok. Vediamo qua nei carnivori, i roditori non hanno i premolari, gli erbivori e gli onnivori. Quindi qua poi vi spiega in base al tipo di alimentazione quali di questi tipi di denti sono più sviluppati, quali no e quali sono anche assenti, completamente assenti. Per esempio, carnivori, erbivori e onnivori hanno tutti e quattro i tipi di denti, però nei carnivori vediamo che i canini sono sviluppati perché appunto devono ferire la preda, trattenerla nelle fauci e poi sbranarla, quindi comunque i canini sono importanti per questa funzione. Negli erbivori devono principalmente schiacciare e triturare, quindi abbiamo premolari e molari che sono più sviluppati, sono anche più ampi. Nei roditori è importante che ci siano degli incisivi più sviluppati perché i roditori generalmente rosicchiano materiali duri. E negli onnivori i vari denti, come vediamo, sono ugualmente sviluppati. Procediamo. L'apparato circolatorio è formato dal cuore e da una fitta rete di vasi sanguigni, arterie, vene e capillari, in ordine di ampiezza, di diametro decrescente. Quindi i capillari sono più sottili. E dal sangue. Il cuore è suddiviso in quattro cavità completamente separate e la circolazione è doppia e completa. Il sistema nervoso dei mammiferi, punto 6, si distingue da quello degli altri vertebrati per l'enorme sviluppo del cervello, soprattutto della corteccia cerebrale. È questo che comunque ha reso particolarmente intelligenti i mammiferi. Nella stragrande maggioranza sono in grado di apprendere e ragionare, con capacità sviluppata in particolar modo nell'ordine dei primati, di cui noi facciamo parte. Inoltre, bisogna menzionare anche gli organi di senso, che fanno sempre parte del sistema nervoso e sono diversamente sviluppati a seconda delle varie specie. La riproduzione sessuata e la fecondazione è interna e quasi tutti i mammiferi sono vivipari. Ovviamente, essendo la riproduzione sessuata, poi gli apparati riproduttori del maschio e della femmina sono diversi. L'uovo che viene fecondato si annida e si sviluppa in un particolare organo che è detto utero, dove compie il suo sviluppo embrionale. Viene nutrito per mezzo della placenta, ok? A cui l'embrione è collegato poi tramite il cordone ombelicale. Il periodo di sviluppo embrionale è variabile da specie a specie. Si dice gestazione o gravidanza.
nell'uomo sappiamo benissimo che sono 9 mesi, però non è la gestazione quella che ha più lunga durata. Per esempio, pensate che l'elefante è l'animale che può vantare di avere la gestazione più lunga, addirittura di 22 mesi, nelle orche circa 18 mesi, però abbiamo gestazioni anche molto molto brevi. Per esempio il topo ha una gestazione di 20 giorni, il coniglio di 30 giorni, il gatto e il cane hanno una gestazione che è un poco più di 2 mesi, 64-67 giorni. Procediamo. Al termine della gravidanza, il piccolo fuoriesce dall'utero mediante il parto che determina la nascita dell'animale. La prole è netta, cioè non è in grado di sopravvivere da sola, viene allattata, assistita e istruita dai genitori. Attenzione! Perché facciamo questa precisazione del fatto che la prole sia inetta? Perché, per esempio, negli animali acquatici, anche se i piccoli nascono sotto forma di larve, questi per lo più si muovono, si nutrono e si nascondono senza alcun intervento della madre. Poi, per esempio, le femmine dei crostacei trattengono per qualche giorno i piccoli e analogamente si comportano alcune specie di vermi. Poi la maggior parte degli insetti, per esempio, possiede animali precoci, nel senso che la madre abbandona le uova nel terreno o sceglie una pianta che possa essere l'ideale per la nutrizione dei figli. Quindi questi poi mangiano quello che trovano intorno e hanno proprio la capacità di cercare da altre parti il nutrimento. Quindi questi sono soltanto alcuni esempi, giusto per precisare, perché qui nei mammiferi si focalizza l'attenzione sul fatto che la prole non sia in grado di sopravvivere da sola, quindi c'è questo periodo in cui viene allattata, assistita e istruita dai genitori, che è quindi il periodo delle cure parentali. Lo sviluppo post-embrionale è diretto, nel senso che il piccolo, simile ai genitori, diventa adulto con il fenomeno graduale della crescita corporea. Cosa vuol dire diretto? Non c'è una metamorfosi come quella che noi potremmo vedere, per esempio, nelle farfalle. Ok? Andiamo avanti. Abbiamo tre sottoclassi di mammiferi. Le tre sottoclassi di mammiferi sono gli accentati, i marsupiali e i monotremi. Allora, veniamo ai placentati. I placentati sono mammiferi caratterizzati dalla formazione del placenta che nutre l'embrione. Come abbiamo detto, l'embrione si completa dentro l'utero, nel corpo della madre, direttamente dal sangue materno. Comprendono diversi ordini, sono tantissimi, però ne ricordiamo alcuni, li nominiamo e vi faccio vedere con delle immagini di chi stiamo parlando. Per esempio, gli sdentati. Abbiamo il formichiere, il bradipo e l'armadillo. Perché si chiamano sdentati, secondo voi? Perché hanno denti molto ridotti o addirittura assenti. Si trovano in tutti gli ambienti del continente sudamericano. Per esempio, i formichieri si nutrono di formiche e termiti, e altri invece vivono quasi inosservati sulle cime degli alberi, si nutrono di foglie, ma il bradipo, come possiamo vedere, è già sulla cima dell'albero. Invece alcuni sono onnivori e sono protetti da una bella corazza ossea, molto simile a quella delle tartarughe. Non so, la vedete qua, l'armadillo. Questi esseri si appallottano quando percepiscono un pericolo. Attenzione, la riduzione dei denti è una particolarità di quest'ordine, nel senso che nei formichieri i denti sono addirittura scomparsi del tutto perché hanno questa loro particolare alimentazione. Nei bradipi e negli armadilli i denti sono ancora presenti anche se in numero molto ridotto e sono, diciamo, denti primitivi, uguali tra di loro e ben distanziati. I roditori. Allora, perché si chiamano roditori? Il loro nome deriva dal verbo latino che significa rosicchiare e questo si riferisce un po' all'abitudine che accomuna tutti gli appartenenti a questo ordine. Abbiamo per esempio qua lo scoiattolo, il topo e la marmotta. Si trovano più o meno
in ogni angolo della Terra, ad eccezione dell'Antartide. Pensate che sono gli unici mammiferi placentati che sono presenti in Oceania, in Australia, senza essere stati introdotti dall'uomo. Pensate che le varie specie di roditore colonizzano gli habitat più diversi, dal deserto alle aree paludose, acquitrinose. E, nonostante non esistano dei roditori marini, esiste un buon numero di specie che sono strettamente acquatiche. In generale i roditori sono tutti dei buoni nuotatori. E diciamo alcune specie che vengono definite generaliste, come i topi e i ratti, hanno ampliato, diciamo, il loro areale, nel senso che vivono un po' ovunque, perché vivono a stretto contatto con l'uomo, al punto, come sappiamo, da risultare dannosi, perché sono diventati veramente moltissimi. Poi abbiamo i proboscidati. Come possiamo capire dalla parola, ci viene subito in mente la probosce dell'elefante. Qual è una caratteristica di questa proboscide? La loro proboscide è formata da naso e labbro superiore fusi insieme ed è un organo di senso utilizzato anche per le funzioni che riguardano l'alimentazione e anche la vita sociale. Poi hanno questi grandissimi padiglioni auricolari, queste grandissime orecchie che funzionano un po' da radiatori e eliminano l'eccesso di calore. Mentre la pelle è molto spessa, ha scarsi peli ed è molto delicata, quindi necessita molte cure, come per esempio bagni di polvere, fango o acqua. E questo perché serve a loro per mantenerla morbida ed evitare i parassiti. E poi un'altra caratteristica molto importante sono le zanne. Le zanne sono presenti solo nei maschi e sono, diciamo, negli incisivi dei denti, che incisivi superiori allungati, ok, a crescita continua. Diciamo che dopo i 60 anni non si formano più denti nell'elefante e quindi l'animale poi è destinato a morire di fame. Abbiamo poi i cetacei. Cosa significa cetaceo? Cetaceo deriva dal greco ketos, che significa balena, mostro marino. Questo termine fu introdotto da Aristotele per indicare gli animali acquatici che erano dotati di respirazione polmonare. Presentano un corpo fusiforme, simile a quello dei pesci, però attenzione, non confondiamoli con i pesci, ok? Sono ovviamente idrodinamici. Gli arti anteriori sono modificati in pinne. Gli arti posteriori, come tali, diciamo, sono assenti. Generalmente sono privi di peli e si isolano termicamente grazie alla presenza del grasso. Ok, sono, diciamo, i cetacei sono quasi tutti marini, a parte 5 specie di delfini che vivono nelle acque dolci. Abbiamo gli artiodattili, il cui nome deriva dal greco, che vuol dire artios pari e dactylos dito, che hanno le dita pari. Diciamo le caratteristiche comuni a molte specie di artiodattili, ma non a tutte, sono l'alimentazione erbivora e di conseguenza molari molto ben sviluppati, la presenza di corno e zoccoli. Non a tutte, perché vediamo per esempio un suino. Le corna non ci sono. Ok. Infine i carnivori. Ok. Ce ne sono tantissimi. Questo è un bellissimo furetto, una iena, gli altri li sapete benissimo riconoscere. E con questo possiamo poi passare ai chirotteri, comunemente chiamati pipistrelli. Cosa significa la parola chiroptera? Chiroptera deriva dalle due parole greche, che sono cheir, mano, e pteron, che ala. E si allude praticamente alla particolarità dei loro arti superiori. E il nome comune pipistrello deriverebbe dal latino vespertilionis, che deriva da vesperis, ovvero sera, perché sono animali notturni.
Diciamo che ci sono specie molto piccole di pipistrelli, per esempio il pipistrello calabrone che non pesa più di 2 grammi, e invece ci sono pipistrelli molto grandi che raggiungono un peso di circa 1,5 kg, un'apertura alare di quasi 2 metri. Proseguiamo, parliamo dei marsupiali. I marsupiali sono mammiferi caratterizzati da una gravidanza breve, per cui i piccoli vengono partoriti ancora molto immaturi e terminano il loro sviluppo in una sacca addominale esterna al corpo materno, il marsupio. Marsupiali, il canguro, il koala e il quokka, che non viene molto menzionato, ma che è definito l'animale più felice del mondo. Potete ben vedere perché. Concludiamo, infine ci sono i monotremi, sono un po' particolari, sono mammiferi primitivi, ovipari, e allattano i piccoli attraverso ghiandole mammarie da cui fuoriesce il latte che scorre direttamente sulla pelle. Hanno il becco privo di denti e non sono del tutto omeotermi. E abbiamo l'echidna, che ci fa pensare un po' a un riccio, e l'ornitorinco. L'echidna è anche definita anche formichiere spinoso. Ci sono diverse specie di echidna che si differenziano principalmente per il colore del pelo, per la presenza di artigli, il loro numero e diciamo che diciamo, i due generi di echidna che si conoscono differiscono per la forma del cranio e le dimensioni. Diciamo che le dimensioni possono variare da 40 cm a un'ottantina di centimetri e pesano dai 10 ai 15 kg, mentre l'ornitorinco, dal nome composto da due parole greche, ornis che significa uccello e rinkos che significa muso, ha una taglia che varia molto da meno di 1 kg a più di 2 kg e una lunghezza dai 30 ai 40 cm. Quella della coda che vediamo qua di circa 10-15 cm. Dove si trovano questi animali? L'echidna si trova nella parte meridionale della Nuova Guinea, anche in tutta l'Australia, mentre l'ornitorinco, diciamo il suo areale, comprende la parte ovest dell'Australia e la Tasmania. Ecco, con questo abbiamo concluso la lezione sui mammiferi, spero che ti sia piaciuto. Mi raccomando, non dimenticarti di sottolineare, evidenziare e magari fare qualche schema per tenere un po' le idee un po' più ordinate. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!